Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi sono particolarmente felice perché ho ricevuto una bellissima notizia poco fa e mi è arrivato il resto dello shopping che stavo aspettando per potervi filmare questo video haul, che mi rendo conto onestamente è passato troppo tempo dal mio ultimo video haul e quindi bisogna recuperare, ma come sapete c'è stato appunto un periodo in cui ho preferito non fare acquisti online, ma adesso che tutti stanno riaprendo appunto ho deciso di lasciarmi andare un po' nel mio shopping pazzerello Nicole Style, che lo sapete, con le mani bucate. Quindi iniziamo subito, partiamo dalle cosine più piccole per poi andare allo shopping più, quello più succoso, sostanzioso, ok? Allora, prima cosina che ho preso, ragazzi, questo è un brand, io non lo conoscevo, l'ho conosciuto tramite questa youtuber che appunto è anche una jewelry maker, cioè crea gioielli. Il brand si chiama HRH, sono tutti gioielli placati in oro con diamanti eccetera eccetera, ha due linee, una è quella più, diciamo, più standard, l'altra è la linea un pochino più high end, un pochino più lussuosa, e ho voluto fare una prova e ho preso due cosine per vedere appunto se mi piaceva la qualità eccetera. E sono questi orecchini, ragazzi, che sono fatti appunto, sono tipo delle, come si dice, tipo delle, è tipo una catenina fatta da tanti anellini e poi ha invece l'orecchino alla base. Naturalmente si può utilizzare, si possono anche togliere e si può utilizzare anche solo l'orecchino dorato piccolino, come ear cuff tipo, però non lo so, a me, lo sapete, piacciono tantissimo i pendenti e quando ho visto questa youtuber indossare questi orecchini mi sono innamorata e poi ho scoperto che lei li produceva e li vendeva sul suo sito e quindi ho voluto assolutamente assolutamente prenderli, che se in sto periodo non è che sto indossando tantissimi orecchini perché vabbè sono sempre stata a casa, però non vedo l'ora, non vedo l'ora di indossarli, anche perché secondo me i pendenti sottili e lunghi così sono tra gli orecchini che mi stanno meglio. E poi altra cosina che ho preso, ragazzi, che è veramente minuscola e faccio fatica persino a prenderla è questo, ed è un anello fatto tutto è come una catenella molto molto sottile, però è un anello e mi è piaciuto subito, solo che l'ho provato questo, ragazzi, è l'unica cosa che ho spacchettato, sono questi due gioielli prima di filmare questo video, il resto non ho visto niente, ho aperto gli scatoloni e non ho sbirciato niente, che sia stato molto difficile. E qui appunto non so neanche se si riesce a vedere, ma mi piaceva tanto, ho un po' sbagliato la taglia perché avrei potuto prenderne una un pochino leggermente più grande, ma ordinare gli anelli su internet è sempre complicato, è sempre difficile azzeccare la taglia giusta, però tutto sommato sono molto contenta. In realtà è giusto, non so perché pensavo che fosse un pochino troppo stretto, perché poi ho paura che prendendolo un pochino più largo forse avrei rischiato di perderlo, perché non so voi, ma io quando mi sveglio ho le mani più tozze, tipo gonfie, e poi man mano nella giornata si sgonfiano e quindi rischio poi che se un anello mi va bene tipo la mattina, magari la sera invece mi sta largo e quindi devo sempre stare attenta a questa cosa. Spero di non essere l'unica, ma penso di non essere l'unica, secondo me no. Comunque, molto spesso dico spero di non essere l'unica, sperando che tutti voi mi diciate no Nicole, succede anche a me, e invece sono effettivamente l'unica. Comunque, questo è appunto questo anello molto carino, secondo me molto delicato, perfetto da abbinare ad altri anelli e niente, mi è piaciuto, ho voluto fare una prova perché avrei preso sinceramente anche altre cosine, ma non ero sicura sulla qualità e la velocità della spedizione eccetera, e devo dire sono stata fortunata perché arrivano dagli Stati Uniti e non ho passato la dogana, e poi vabbè mi hanno dato anche questa busta molto carina, e poi all'interno c'è un altro cuoricino, non avevo visto, e c'è scritto HRH Collection. La spedizione ci ha messo un po', però devo dire si sono scusati, mi hanno scritto un'email appunto scusandosi, ma naturalmente con la situazione che c'era è ovvio che le spedizioni fossero più lente, anche ho qualcosina di Gucci che vi farò vedere che ci ha messo anche un po' ad arrivare, però mi è piaciuto molto perché, allora, non so come non ho passato, non ho passato
le cosine non sono passate per la dogana e quindi non ho dovuto spendere assolutamente nulla di più rispetto a quello che ho speso per acquistarli, e sono molto contenta di questo acquisto. E vi dirò che dopo aver esaminato e controllato bene, mi piace molto molto la qualità, sono molto soddisfatta e voglio assolutamente fare qualche ordine perché ha delle cosine troppo carine. Vorrei che ampliasse di più la scelta, ma insomma naturalmente lei li crea a mano questi gioielli, quindi non è una fabbrica, insomma avete capito quello che intendo dire. Quindi sorsino di questo, non è Coca Zero ma è Tè Zero, ragazzi, stavolta. Passiamo ad un altro pacchetto molto interessante che ho preso da Dior, ragazzi, tutto ancora in scatolato, veramente per farvi un vero e proprio unboxing. Oh, qui c'è tutto il lambaradan, tutte queste cose le devo tenere per il trasloco, ragazzi, non sto più buttando via scatoloni né niente. Allora, ok, qui c'è la fattura, è Anna di Dior, io la saluto tantissimo, Anna di Venezia, grazie, è sempre fantastica, lei mi aiuta sempre nel mio shopping e mi ha spedito anche questo che è l'ultimo, aiuto, che è l'ultimo Dior magazine dell'ultima collezione. E devo assolutamente, oh mio Dio, guardate che meraviglia, no vabbè, devo assolutamente dare un'occhiata, probabilmente mi innamorerò di altre 3000 cose, forse non sarei, non avrei dovuto guardarlo. Allora, e arriviamo alla cosina che ho preso da Dior, ragazzi, devo dirvi la verità, in realtà volevo prendere qualcosina di abbigliamento da Dior, ma non mi è piaciuta tantissimo l'ultima collezione, perché sto cercando colori più sgargianti, primaverili, estivi, in questo periodo, e la collezione di Dior aveva tonalità invece un pochino più spente, molte t-shirt tendevano verso il crema e a me il crema sta malissimo, mi fa sembrare grigia, devo mettere bianco, bianco, proprio bianco latte, cioè bianco, non crema, ok, penso si sia capito, e quindi ho skippato quella collezione, ma sto aspettando che arrivi quella nuova, di cui non ricordo il nome, ma mi ha detto appunto Anna della boutique che mi farà sapere che ci saranno altri arrivi presto, quindi sono molto contenta. Allora, nel frattempo però non potevo non prendere questo, intanto vi devo fare una premessa, c'è tanto rosa in questo video, tanto 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 rosa, quindi preparatevi, bellissimo il pacchetto come al solito davvero. Spacchettiamo, unboxing, ta-ta-ra, ta-ta-ra, non può mancare la mia musichetta, ragazzi, dei video haul, ta-ta-ra. Ok, io li ho visti solo tramite foto, c'è la dust bag, che carina, mi sa che gli altri che avevo preso l'anno scorso e l'anno prima, che erano molto simili, non avevano la dust bag, quest'anno invece c'è la dust bag, magari mi sbaglio, ma mi sa di no, quest'anno c'è, molto bellina. E che cos'è secondo voi? Vabbè, avrete già, forse alcuni di voi avranno già capito, e sono i nuovi bracciali in tessuto della collezione primaverile, se non sbaglio, e ovviamente, ragazzi, sono rosa, io lo so, li ho già in fucsia, bianco e nero, e multicolor, e ne ho 4 e sono troppo 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 felice di averli presi, perché inizialmente non volevo, mi dicevo ma sono troppo simili a quelli che già ho, però ragazzi sono rosa, cioè sono rosa, non potevo non prenderli. E li adoro, sono veramente molto 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 carini, mi piacciono molto di più rispetto a quelli che già ho degli anni scorsi in realtà, forse perché appunto di questo colore, che poi, cioè tipo il colore del mio braccio, perché mi sto guardando in videocamera e non li vedo, cioè si amalgamano proprio, ed è un colore cipria, beige misto a cipria, alcuni dettagli sono beige, altri sono appunto rosa cipria, molto chiari. Non li indosso necessariamente assieme, ma mi piace magari indossarne uno, abbinarlo, peli di Demme, abbinarlo ad altri bracciali, eccetera. Comunque, super contenta di questo acquisto e adesso aspettiamo gli altri arrivi di Dior per vedere se c'è qualcosina di abbigliamento, perché voglio prendere delle nuove t-shirt, maglioncini e cosine interessanti. Poi, altro mega pacco che ho ordinato, che mi è arrivato, è di Gucci, ragazzi, sì! Allora, apriamo insieme e vediamo di che cosa si tratta. Oh mio Dio, mi hanno dato sia la borsetta piccolina,
di cartone, quelle shopping, sia questa gigantesca, beh gigantesca perché è più grande, non mi aspettavo che me ne mandassero due. E come faccio a tirare fuori tutto? Cioè è proprio della stessa identica dimensione della scatola. Primo, ta-ta-ra, ta-ta-ra. Adoro, adoro, adoro. Allora, ci sono cose di Gucci che non mi piacciono per niente e poi ci sono cose di Gucci che mi fanno letteralmente impazzire. E ne ho trovate alcune che mi hanno fatto letteralmente impazzire, ragazzi. Quindi vabbè, qui c'è la fattura. Che cosa apriamo prima? Qui che cosa c'è? Grazie. Volete che vi faccia una voce del commesso di Gucci che mi viene richiesta tanto 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 spesso? Nascondiamo l'extension. Ok, grazie. Ci auguriamo di poterla assistere prossimamente su Gucci.com. Ok, piccolo. Che tra l'altro sta arrivando anche un nuovo. Ho comprato la cosa più economica da, ma non vi dico da che sito. Ok, apriamo prima queste, ragazzi. Secondo me dalla scatola potete già capire di che cosa si tratta. E un paio di scarpe, ok. Svegliamo. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Queste mi sono piaciute. No, non ce la faccio a mollarlo sto nodo. Ok, chi se ne frega. Voilà. E queste mi sono piaciute subito. So di avere già tante sneakers, so di averle già di Gucci anche, so di averle anche di Valentino, degli stessi colori, ragazzi, ma a me sono piaciute troppo. Wow, sono ancora più belle rispetto a come le avevo viste dal sito. Ok, io spero solo che la taglia mi vada bene, cioè che la taglia, che il numero sia giusto. Ho preso un 39,5 perché di solito io ho il... Sì, io ho il 39,5 e il 40 e sul sito c'era scritto che vestono grandi, quindi ho preso il 39,5. Spero di non aver bisogno del 39, ma in caso farò il cambio. Wow, adoro, adoro, adoro. Ok, sono queste sneakers della nuova collezione, sono nuovissime queste e sono appunto tutte, tutte, tutte bianche come Gatto Denver, ma non sono un poco arancioni, sono un poco rosa dietro. Per questo vi dicevo che questo haul sarà tutto rosa. E allora, qui a lato, traforato, c'è il logo Gucci. Mi piace che non sia tanto visibile e colorato, ma è appunto soltanto fatto da questi piccoli, piccoli forellini. Stessa cosa dall'altra parte, all'interno invece sono lisce, semplici, mentre dietro c'è l'inserto rosa, bellissimo, proprio del rosa pastello che piace a me, perché più che il fucsia mi piace appunto questo rosa Barbie, rosa pastello, e c'è appunto il nome del brand Gucci, molto molto belline. E poi sto vedendo in questo momento che sotto la suola c'è disegnato una specie di... cavaliere e spiegatemi questo logo, non lo conosco, con una rosa da una parte e un timone dall'altra. Comunque meravigliose e wow, ho fatto stra bene a prendere perché non ero sicura e mi dicevo no Nicole, hai già simili comunque di Valentino, poi ho quelle di Dior che sono più o meno rosa, però sono completamente diverse perché sono tipo fatte in velluto. Ok, queste adoro, adoro, adoro troppo, adoro troppo. Stra felice di questo acquisto, sto lanciando un po' le robe attorno, qui comunque c'erano anche le due dust bag, come sapete questi brand lussuosi hanno sempre anche le dust bag per le scarpe e appunto una dust bag per scarpa che ragazzi quando viaggi è cioè un salvavita, perché così puoi portarti dietro le scarpe senza che le scarpe sporchino il resto e senza che soprattutto si sporchino tra loro se le metti in una dust bag o comunque in una borsa più grande. Ok, poi allora altra cosina. Io veramente sto facendo un casino qua. Amore mio, qui c'è Gatto Denver che fa i suoi miau silenziosi, dovete sapere. Sì, amore mio, sì, amore mio. È molto interessato tutto quello che sta accadendo in questo momento. Allora, poi, altra cosina che ho preso. Apriamo. Ah, ok, ho già praticamente spacchettato senza essermene manco resa conto. Voilà, voilà. E questo è il pacco. Questo è un adesivo che se riesco a staccarlo, ok. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Ok, ve l'avevo detto che ci sarebbe stato tanto rosa in questo video. E questa è la nuova t-shirt. Oh mio Dio, ragazzi, ho preso un XS. Ed è, ho preso una S o un XS? Sì, ho preso una XS, la taglia più piccola che avevano disponibile. Ed è enorme, ragazzi, è enorme. Ho capito che
Cioè, c'era scritto, allora, io di solito prendo una S o una M, ma visto che c'era scritto oversize, mi sono detta, ok Nicole, andiamo giù di una taglia, perché altrimenti sono veramente gigantesche, poi non le metti mai, e quindi ho preso la XS, però è la taglia più piccola che avevano, ed è enorme, ragazzi, cioè io ci ballo dentro, però in ogni caso la userò. Ma è veramente, cioè ragazzi, non so se rendo l'idea, è una cosa è incredibile, beh, penso che la annoderò in vita oppure la metterò all'interno dei pantaloni naturalmente, però mi è piaciuta tantissimo perché il nero e il rosa, come sapete, è il mio abbinamento preferito, il rosa sul nero, e io lo trovo bellissimo, non so perché, cioè mi è sempre piaciuto tantissimo, infatti se vi ricordate tipo il mio primo banner del canale, probabilmente nessuno c'era a quei tempi, però tipo il mio primo banner del canale era rosa e nero, e questa appunto, a parte che è di un cotone molto spesso, devo dire, è una ottima ottima qualità, mi piace tanto, e c'è scritto Gucci Sexiness, ecco così lo vedete bene, Gucci Sexiness, quindi mi è piaciuto un sacco, c'era anche di altri colori, c'era anche beige e rosa se non sbaglio, però sempre il problema del beige, fosse stata bianca l'avrei presa ma era beige, e poi c'era anche di un altro colore mi sa verde, però questa mi ispirava troppo, e poi secondo me sta anche benissimo con le scarpe rosa, così, ok, troppo troppo bella in realtà. Altre non mi piacevano e volevo, ero in dubbio se prendere la felpa di questo modello, perché c'era anche la felpa, però non c'era nera e rosa, c'era solo beige e rosa e poi di un altro colore che insomma non mi faceva impazzire, quindi ho preso questa. Poi ragazzi, ho fatto un ordine da Versace, non sono mai a fuoco, ok adesso sì, ho fatto un mega ordine da Versace e non riesco nemmeno a farvi vedere il pacco perché è una cosa gigantesca e non riesco manco ad alzarlo, quindi adesso lo rimettiamo giù, ok, più o meno qui così, ok, wow, e vediamo che cosa ho ordinato. In realtà dovete sapere che io volevo prendere una borsa Chanel, però Chanel non fa ordini online e quindi non ho potuto, però arriverà. E allora, prima cosina che ho preso su Versace, ta-ta-ra. Tra l'altro sappiate che questo è il mio primo ordine di sempre su Versace. L'unica cosa che avevo di Versace era un rossetto, comunque dei trucchi, non ho mai avuto, se non sbaglio, poi magari mi sbaglio, ma non credo di aver mai avuto nulla di questo brand. E invece quest'anno sono andata a vedere sul sito e mi piaceva tutto, tipo, quindi non escludo di fare un altro ordine. Ok, scatola. No, scatola contro scatola, sempre con il logo di Versace, che devo dire non mi fa impazzire. Ho preso, ragazzi, questo paio di orecchini, mi sono piaciuti subito tantissimo e me li aspettavo sinceramente un pochino più piccolini, invece sono parecchio grandicelli e sono, ok, questi orecchini. E c'è un cazzo dentro perché sta saltellando sugli scatoloni, vabbè, da una parte all'altra. E sono questi orecchini appunto a cerchio e il cerchio è formato dalla parola appunto Versace, ripetuta per due volte. E il colore è oro, ultimamente sto comprando solo accessori di questo colore, non so perché, una volta ero fissata con l'argento, adesso sono fissata con l'oro, va periodi evidentemente. Wow, no vabbè, mi piacciono tantissimo, mi sto guardando allo specchio ragazzi, mi piacciono tantissimo, tantissimo. Non so cosa sta combinando. Comunque sono molto molto belli e sono molto contenta di averli presi, davvero. Speriamo che il colore resista e che non vadano a scolorirsi, perché non so esattamente com'è la qualità appunto dei gioielli Versace. Se lo sapete scrivetemelo nei commenti. Poi altra cosina che ho preso, e dico cosina, ok, qui c'è la card di Versace. Ta-da! Ok, apriamo, spacchettiamo assieme. Apriamo, che cosa ho comprato? Un appendino, ragazzi, vi piace? Appendino Versace, no, ovviamente non è questo, però non mi aspettavo che mi mandassero anche l'appendino. Molto molto bello questo, eh. Perché gli altri brand quando ordino t-shirt, maglie, roba del genere, non mi mandano gli appendini? Io voglio tutta la collezione di appendini fighi, non è giusto? Vediamo. Wow, no, vabbè. Cioè, ho anche la... non so come si chiami, ma avete capito? La busta, wow! Ve l'avevo detto che era tutto rosa nel video di oggi, non prendetevela con me, io vi avevo avvisato e poi mi conoscete. Sapete che se vedo tutte le collezioni con le robe rosa, non è che posso tirarmi indietro. Ta-da!
preso questa felpa meravigliosa, ragazzi. Questa è un po' più fucsia, però sembra più chiara in videocamera di quanto sia in realtà. Cioè, la vedo in videocamera ed è chiara, la vedo allo specchio ed è scura, chiara, scura, chiara, scura, vabbè. E c'è scritto, già, oggi sono fuori di me, ragazzi, veramente, sono super contenta. Però una bella notizia, ma adesso non mi anticipo niente. Comunque, c'è scritto Gianni Versace. Eccola qua in corsivo, presumo sia la sua firma, fosse la sua firma. E il colore mi è piaciuto moltissimo. Qui che taglio ho preso? Manco mi ricordo. Ho preso una 44, di solito prendo la 42, però questa mi sembrava corta e visto che sono molto alta di solito vado su di una taglia, perché altrimenti non tanto la invita, ma più che altro le maniche mi stanno corte ed è una cosa che mi dà un fastidio che io non so spiegarvi. Io amo le maglie con le maniche un pochino più lunghe e purtroppo però mi capita molto raramente di poterle trovare. Penso di avere le braccia troppo lunghe, è sempre stata una mia fissa, e però mi piace tantissimissimo. Devo dire che sicuramente avrei potuto prendere anche una 42, anche una 40 volendo, però mi piace che sia un po' oversize. Questa non era oversize, quindi onestamente sì, avrei potuto prendere una taglia in meno. La proverò, poi magari posso fare il cambio se voglio. Però appunto quando l'ho vista mi sono detta: oh mio Dio, una felpa tutta rosa, clic, acquista subito. E quindi ho preso anche questa. Dietro invece è molto semplice e non c'è nulla, e poi ha l'elastico in vita e sui polsini. Che cosa ne dite? A me è piaciuta tantissimo, non mi aspettavo. Sono andata sul sito di Versace così ed ho trovato un sacco di cosine che mi piacevano. E poi altra cosina, ta-ta-ra! Sempre di Versace. Mi aspettavo una scatola più grande per quello che c'è qua dentro, vi devo dire la verità. E questo l'ho visto indossato da Chiara Ferragni, lo sapete, la seguo su Instagram. In realtà facevamo parte della stessa agenzia a Milano tempo fa, quindi l'avevo anche conosciuta alla cena della nostra agenzia a Milano. E ho visto che aveva questo accappatoio nelle storie e mi sono innamorata. Poi sul sito di Versace ho visto che ce n'era uno anche tutto rosa e avevo già messo quello nel carrello. Poi mi sono detta: Nicole, almeno una cosa prendila che non sia tutta rosa. E quindi poi alla fine ho preso questo ed è wow, vabbè, è meraviglioso, ragazzi. Anch'io scopro tutto in diretta con voi. Ed è appunto questo è l'accappatoio ed è multicolor, rosa, blu, giallo, verde, molto molto bello, molto molto morbido. E vi devo dire la verità, non l'ho preso per essere utilizzato solo come accappatoio, l'ho preso per essere utilizzato più che altro come vestaglia da casa, e quindi sono super 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 contenta. E poi questa è invece la double face o double face, che non ho mai capito come si dice, se è francese o inglese, se si pronuncia alla francese o all'inglese. E da una parte c'è appunto il logo azzurro, dall'altra c'è invece, cioè la scritta, e dall'altra c'è il logo classico nero con i dettagli giallo dorati, insomma, che poi va a chiudere l'accappatoio in vita. Che cosa ne dite? A me è piaciuto subito 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 quando l'ho preso, e sono molto molto contenta di questo acquisto, anche se mi sembra che stiano svolazzando pezzettini di accappatoio ovunque. Non so se riuscite a vederli, ma io li vedo. Però è anche normale quando acquisti un asciugamano, un accappatoio, che ci siano tutti questi pezzetti svolazzanti. E la taglia che ho preso è M, proprio perché voglio indossarlo sopra ad altri abiti, tipo sopra la tuta, sopra il pigiama, insomma, come vestaglia da casa. Quindi, mia family, questo è tutto per il video di oggi, che spero vi sia piaciuto. Incrociate le dita per me che riesca a fare questo acquisto da Chanel molto 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 presto. E mettete like al video, mi raccomando, mi dimentico sempre di dirlo all'inizio video, mettete like al video se vi è piaciuto, cliccate like oppure dislike se non vi è piaciuto, e iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto, così non vi perdete i prossimi video. E niente, mia family, io vi abbraccio forte forte come sempre, fortissimissimissimissimissimissimissimo, e noi ci vediamo, se sono a fuoco, sì, ok, e noi ci vediamo domani, mi raccomando, sempre puntuale alle 17:30 con un nuovo video. Mua! Bacio! Ciao!